una qualità della vita che non migliora, e comunque bisogna fare conti con quello che sta avvenendo fuori man mano che si continuano le indagini sanitarie. E come, in tutto questo contesto, come si interfaccia il sistema sanitario a livello di assistenza sanitaria, di interessamento da parte dell'assessorato alla sanità? Ci sono stati contatti con la Regione Puglia? Sì, io ho avuto un colloquio con il dottor Fiori, l'assessore alla sanità pugliese, questo inizialmente, poi ho avuto anche un colloquio con il dottor Vendola, con il Vendola. E insomma, il colloquio che ho avuto col dottor Fiore non è stato carino, in quanto ovviamente io andavo a chiedere la contribuzione per le cure all'estero relative alla monocamera iperbarica, perché noi avevamo intenzione di fare la monocamera iperbarica per migliorare le condizioni che erano assolutamente indecenti di salute. Tra l'altro siete andati per questo in America. Sì, siamo andati per questo e abbiamo avuto poi una progressione diversa, perché siamo andati per migliorare le condizioni serena a cercare di capire che cosa avesse Serena. E diciamo che questo al 70-80% l'abbiamo fatto. Abbiamo dovuto interrompere l'iter della camera iperbarica perché Serena prima è stata male, poi è stata benissimo. Ho i filmati che poi puoi allegare, dei filmati in cui Serena è sorridente, in cui diciamo interagisce con la mamma, con la sorella, con me. E ovviamente quando abbiamo elevato i farmaci, lì abbiamo avuto la conferma che Serena non tollera determinate sostanze, e quindi Serena, non essendo stata disintossicata completamente, non essendo stata chelata dai metalli pesanti, non abbiamo potuto proseguire l'iter in camera iperbarica, perché lì c'era il rischio di peggiorare le condizioni del bambino. Non avendo avuto garanzie, ancora una volta abbiamo dovuto sterzare, come le tante sterzate che abbiamo fatto anche nei più grossi centri italiani, dove abbiamo avuto grossissimi problemi. Noi abbiamo purtroppo, devo dirlo, salvato due volte Serena dalla morte sicura per la nostra massima attenzione. E mi fermo qui, da questo punto di vista. Per quanto riguarda il colloquio con il professor Fiore, ovviamente mi ha negato i finanziamenti, perché ovviamente lui non crede in queste cose, però la delusione massima l'ho avuto dalle politiche sociali, quanto ho dato un plico alla dottoressa Gentile e non ho avuto nemmeno risposta. Cioè, perlomeno posso pure capire che ci sia un indirizzo di diniego per le cure all'estero per camera iperbarica, però non si può negare che effettivamente Serena sia una bambina in difficoltà. Non ho avuto nessuna risposta, ecco, per questo sono rimasto male. Però non sono stato fermo. Quando sono tornato dagli Stati Uniti, ovviamente ho chiesto perlomeno un rimborso delle cure effettuate presso il New York NYU Medical Center di New York e in Columbia, dove effettivamente non c'è stato l'intervento della camera iperbarica, e ho indirizzato il tutto alla Regione Puglia, ho fatto la richiesta e praticamente sono stato dal dottor Vendola, il quale mi ha affidato al dottor Attolini. La pratica giace ancora sul tavolo del professor Libre, ancora non ho avuto risposta, e speriamo che effettivamente almeno questo abbia un esito positivo, perché ovviamente le cure sono state costosissime lì presso questi centri. Si sa, la sanità americana privata, purtroppo i costi sono elevatissimi. Un viaggio a suon di dollari. Certo, poi praticamente sono stato dal dottor Vendola, che mi ha dato la sua massima disponibilità a darci una mano. Abbiamo fatto la domanda per avere l'assegno di cura, di assistenza domiciliare, perché ovviamente in questo tipo di situazione non riusciamo più a gestire la nostra vita, non riusciamo più a gestire la vita di Alessandra, siamo in grossissima difficoltà. Quindi attraverso questo assegno noi saremmo in grado di avere la collaborazione di una persona che ci possa dare una mano in casa, per la gestione quotidiana della casa e soprattutto per gli elevatissimi costi della gestione di Serena, che ovviamente questo è molto oneroso, soprattutto per quanto concerne i numerosi viaggi che facciamo quasi mensilmente. E ovviamente ci aspettiamo la massima collaborazione da un punto di vista fattivo, da un punto di vista teorico l'abbiamo avuta. Adesso dobbiamo aspettare i tempi tecnici che ci hanno chiamato, ci hanno detto che per ottobre-novembre ci dovrebbe essere la definizione della graduatoria, e quindi vedere un po' se noi riusciamo a entrare in graduatoria. E noi ovviamente ancora stiamo pagando il mutuo casa,
e quindi si sa benissimo come il mutuo casa non è relativo all'intero costo della casa, ma ho dovuto fare anche due prestiti personali che ovviamente non compaiono nella richiesta, perché nella richiesta che noi abbiamo fatto compare il mutuo casa. E quindi io ho spiegato anche questo aspetto al dottor Vendola, perché ovviamente nella richiesta poi ci si trova in difetto da questo punto di vista, e magari sembra che le uniche uscite che noi abbiamo sia un mutuo. Invece c'è ben altro. Certo, c'è ben altro. Il gestire la giornata. Gestire la giornata ci riesce a volte impossibile, perché a noi la giornata dovrebbe durare 36-48 ore, perché è proprio la gestione della vita di Serena, cioè per dare la terapia già ci vuole un sacco di tempo per prepararla. Per preparare il pranzo ovviamente Serena, avendo un'intolleranza al glutine, avendo un'intolleranza al lattosio, occorre evitare certe sostanze prima di tutto, ma Serena purtroppo ha un'altra particolarità. Serena non mastica, Serena ingoia direttamente. Quindi va tutto sminuzzato, non frullato, perché peggioreremo la situazione, ma va sminuzzato, ridotto nelle porzioni che lei può assumere, le dimensioni che lei può assumere. E quindi ovviamente nella preparazione del pranzo, poi per farle prendere il pranzo ovviamente occorre molto tempo. Serena per mangiare ci mette un'ora, un'ora e un quarto, anche per mangiare il latte, perché si affoglia purtroppo, e ovviamente già bisogna stare molto va somministrato con molta cautela, con molta attenzione. Serena non la possiamo lasciare a chiunque, non l'abbiamo mai lasciata da nessuna parte, c'era solo un'operatrice alla quale noi la lasciavamo con tranquillità, ed era l'operatrice del nido dove Serena andava, Vita Demitri, che era una seconda mamma per lei. Quest'anno poi avremo un inserimento nella scuola dell'infanzia con delle maestre che già la conoscono, erano insegnanti di Alessandra, e insomma da questo punto di vista si comincia ad avviare a un percorso pseudo normale, non so fino a che punto, in quanto nell'istituzione scolastica sarà seguita da un insegnante di sostegno, ma purtroppo Serena da questo punto di vista non ha potenzialità, e quindi dovremo vedere un po' come indirizzare tutta quanta la situazione. È una situazione molto molto difficile. Abbiamo detto che la situazione è grave, ma man mano che andiamo avanti ci rendiamo conto che non è grave, ma è gravissima purtroppo, sotto tutti gli aspetti. E quindi vi aspettate che, diciamo tra virgolette, lo Stato, le istituzioni siano attente, sensibili a quello che possono essere le vostre, vedo che sono richieste legittime anche per dare una parvenza di normalità a un'esistenza che comunque va vissuta. Quindi niente, la gara di solidarietà va bene, è andata bene, sì, vi ha consentito. Ma si può sperare sempre altri. Ecco. Cioè noi non perdiamo occasione per ringraziare la discrezione come è stata di Gruttaglia, di tutti i paesi vicini di Taranto, per come è stata fatta la campagna di solidarietà da questo punto di vista. Senza di loro non ce l'avremmo fatta, senza di loro non saremmo andati da nessuna parte, non avremmo scoperto tante cose di Serena. Se noi abbiamo migliorato la situazione di Serena, e continueremo a farlo grazie a loro, grazie a questa gara di solidarietà. Insomma, una città che è stata un territorio, se vogliamo, è stato vicino. I colleghi, anche i vostri colleghi di lavoro sono stati grandissimi. Grazie ai colleghi di mia moglie, di Anita, e i miei colleghi ci hanno aiutato in tutto e per tutto e continuano a farlo, perché purtroppo il problema non è un problema che passa, c'è un problema che rimane e va gestito. Io la piena solidarietà, la piena vicinanza ai miei colleghi, altrettanto Anita, i senza vergogna hanno fatto tantissimo per me. Sì. C'è stata veramente molta commozione anche durante le rappresentazioni da parte loro. Noi abbiamo cercato per quello che ci era possibile di stargli anche vicino, di partecipare alle loro manifestazioni, e si sentiva proprio la commozione di tutte queste persone, insegnanti che si sono messi in gioco per darci una mano. È stata una cosa veramente bellissima, molto commovente. Grazie. Bene.